mercatino delle meraviglie, vin brûlé, tantissime calde arroste e dell'ottima musica qui a Molini di Prelà. Come tradizione per il mercatino delle meraviglie di Prelà ci sono le caldaroste ed è il sindaco Eliano Brizio, insomma, che personalmente si occupa di arrostire le castagne, così? Sì, anche quest'anno per la seconda volta, come l'anno scorso, facciamo di nuovo le castagne e le caldaroste per il mercatino. Mi sembra un modo come per trascorrere un pomeriggio insieme in allegria con la gente che organizza il mercatino, quelli che vengono al mercatino, gli stessi banconieri. Facciamo un pomeriggio in allegria, che stiamo tutti quanti insieme, poi c'è l'orchestra che suona, via. Un po' questa padella così grossa? La padella così grossa ce la imprestano sempre i nostri amici di Pantasina, loro fanno la sagra prima di noi, poi ci facciamo imprestare la padella per fare le caldaroste noi la domenica successiva di Pantasina. Le castagne invece da dove arrivano? Le castagne purtroppo qua da noi non ce ne sono, le abbiamo comprate, arrivano dal Piemonte. Come sapete c'è una malattia che ha colpito, probabilmente arriva dalla Cina, questo tipo di malattia ha colpito tutti i castagneci della nostra provincia. La regione ha fatto dei lanci di insetti che sono gli antagonisti, diciamo, dell'insetto principale che ha causato la malattia. Però cioè, la produzione delle castagne qua da noi praticamente è uguale allo zero, proprio si è decimata, ce ne sono pochissime. Per cui siamo obbligati a ricorrere ai mercati nazionali che arrivano dal Piemonte. Comunque con le castagne si fa un po' di tutto? Sì, beh, con le castagne si fa un po' di tutto, tra le caldarose ci sono mille modi, ci sono le castagne secche, poi ci sono la farina di castagne per fare dolci, frittelle, castagnaccio, tutti. Un piatto una volta era un frutto, diciamo, dei poveri, adesso le castagne costano quasi come la carne, un piatto che costa caro, diciamo. Federica Massetti è l'organizzatrice del Mercatino delle Meraviglie qui a Prelà. Mi diceva che siamo alla seconda edizione, ma che cosa si trova in questo mercatino? Allora, siamo alla seconda edizione del mercatino, questa è la seconda stagione che è andata benissimo, peraltro. È un mercatino particolare perché non si tratta solo di vendere, di avere delle bancarelle, eccetera. Certo, questo è l'essenziale, la bancarella, però ci sono anche moltissimi eventi, quindi di solito facciamo presentazioni letterarie, mostre d'arte, poi facciamo spettacoli teatrali, musica dal vivo e quant'altro. Per esempio quest'anno abbiamo introdotto una novità, abbiamo introdotto dei corsi gratuiti di Tai Chi, di yoga del cuore, e l'anno prossimo vogliamo introdurre anche il Qigong, che abbiamo visto che ha molto molto successo. E comunque chi volesse vedere quello che facciamo, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Il Mercatino di Prelà. E in questa edizione invece oggi è una cosa speciale perché è la festa della castagna. Purtroppo il tempo comunque la gente è arrivata. Sì, io sono molto contenta perché comunque la gente ha dimostrato ugualmente partecipazione. Noi abbiamo resistito perché chiaramente ci sono state meno bancarelle del solito perché si sono visti un po', si sono spaventati per la pioggia, però poi alla fine è andata bene, io sono contentissima. Abbiamo visto una band di giovani suonare meravigliosamente. Sì, sono bravissimi. È la band della nostra zona, della nostra valle, infatti si chiamano Long Island Band proprio perché alcuni componenti vengono da Isola Lunga. Però devo dire che fanno del rock fantastico, tant'è vero che adesso ogni volta che c'è la festa della castagna chiamiamo loro perché ci portano fortuna. E poi portano un sacco di fan, oltretutto, perché quando arrivano loro si riempie il mercatino. Sono seguiti, sì, sono amatissimi. E poi, vabbè, penso che la cosa essenziale sia che abbiamo avuto un sindaco che si è occupato lui personalmente di partecipare, di fare lui stesso le castagne. E non si vede spesso una cosa del genere, quindi io ringrazio moltissimo il sindaco, ringrazio anche Imperia TV per aver presenziato ed essere venuti con noi, insomma, ad aver partecipato a questa festa insieme a noi. Allora, non solo caldaroste ma anche vin brûlé.
Certo, perché vista la stagione abbiamo pensato che il vin brûlé potesse scaldare in caso di... Non fa freddo effettivamente, però un po' di vin brûlé penso che faccia piacere, e per chi non beve vino abbiamo anche preparato della tisana calda. Scoprire come si fa il vin brûlé, che cosa ci ha messo? Oh, questa è una ricetta rivisitata, credo. Io lo faccio con chiodi di garofano, scorza d'arancia, scorza di limone, pezzetti di mela e cannella. Ha dei benefici? Ha dei benefici, porta allegria sicuramente. Al Mercatino delle Meraviglie a Prelà abbiamo incontrato il nostro editore, il cavalier Francesco Zunino. Allora, vogliamo un po' parlare del ruolo che hanno i sindaci dell'entroterra, dell'importanza? I sindaci dell'entroterra hanno un'importanza importantissima, perché sono i guardiani della gente che soffre, sono i guardiani dell'entroterra, sono i guardiani di qualunque problema che ha il popolo, e questi, grazie
che esistono. E il sindaco di Molini di Prelà, Eliano, è un sindaco meraviglioso. Lo dico con sincerità, lo dico col cuore. Questi sindaci non devono essere sostituiti. Se voi a Roma ci state tutta la vita, che non è giusto, perché sono leggi che vi fate per voi. Un sindaco bravo deve rimanere perché dà fiducia al popolo, dà fiducia ai problemi. Questi sindaci devono esistere sempre. Voi dovete fare qualcosa di importante per il popolo e qualcosa di importante sarebbe metà di voi che siete a Roma a casa, perché siete troppi. Non è che non vi vogliamo, siete troppi. E i sindaci dell'entroterra, i sindaci che amano la sua terra e che vogliono farla progredire per il bene della gente, per il bene della che non si abbandoni l'entroterra, devono esistere sempre. Cambiate leggi, le leggi fatele per voi, che voi avete bisogno dei nostri consigli, avete bisogno di capire come lavoriamo noi. Etta, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda. Dovete capire, perché il popolo non ce la fa più a sopportarvi. Voi dovete capire che metà di voi se ne deve andare a casa, perché non ci servite. La gente che non serve dà dei danni a questa nazione. Quindi dobbiamo fare le cose utili, e le cose utili è di governare bene. Signora Isa, allora il nostro territorio sembra un po' abbandonato dalle istituzioni. Cosa da dire? Sì, è molto abbandonato, il territorio è pieno di rovi, è incolto, i ragazzi abbandonano letteralmente la campagna, non c'è lavoro, non abbiamo aiuti da nessuno, siamo proprio all'abbandono in tutto e per tutto. Vuole lanciare un appello alle istituzioni? Sì, che pensino un pochettino più all'entroterra, che pensino ai ragazzi che vanno a scuola e non sanno poi cosa fare, che ci sia proprio un ritorno alla campagna, andiamo indietro. E io che ho due figli, uno disoccupato, l'altro va a scuola. E un'altra cosa che trovo ingiusto, che non possono i familiari andare ad aiutare, come ad esempio mio figlio non può andare ad aiutare mio papà nelle campagne, perché se lo prendono ci fanno la multa. Io non posso guidare il trattore di mio papà perché mi fa la multa. Un mucchio di sanzioni abbiamo, e questo non è giusto per niente, perché non si può abbandonare la campagna, deve essere un ritorno alla campagna, e invece sempre peggio, sempre rovi e sempre disastri dai cinghiali, anche molti disastri dai cinghiali, e non abbiamo aiuto. Io mi vergogno di essere italiana. Questo strumento australiano, didgeridoo, ma come ci è arrivato qui a Prelà? E a Prelà, vabbè, il percorso diciamo abbastanza breve, no? Noi abitiamo in Peria e abbiamo scoperto, io e mia moglie, questo strumento 5 anni fa. È uno strumento degli aborigeni australiani, è uno strumento a fiato, ad ancia labiale, e dicono che sia il primo strumento che abbia suonato l'uomo, perché è uno strumento che la natura ha donato all'uomo, quindi non è uno strumento che ha costruito l'uomo. Quindi gli aborigeni vanno in foresta e quindi trovano già questi rami di eucalipto, perché il didgeridoo originale è di eucalipto, che vengono incavati, alcuni di questi rami vengono incavati naturalmente dalle termiti. Di conseguenza l'aborigeno trova diciamo già questo diciamo tronco cavo, quindi lo pulisce e poi lo decorano, in particolare le donne sono dedicate alla decorazione di questi didgeridoo e quindi lo suonano. Ma questo suono così particolare come viene prodotto?
Allora, come le dicevo, è ad ancia labiale, quindi diciamo, i suoni si producono con le labbra e con la lingua. Quindi l'unica cosa, diciamo, cioè, un po' difficoltosa è imparare la respirazione circolare. Cioè, cosa vuol dire? Che mentre soffi bisogna respirare. Quindi suscia e sorbi, invece con col disiredù no, bisogna farlo, perché altrimenti cioè, finisce il suono, no? Quindi mentre uno sta inspirando deve continuare il suono, quindi c'è una tecnica, quindi uno utilizza diciamo, l'aria che ha tra le guance, quindi tipo una zampogna, quindi quel decimo di secondo, quel secondo che mi permette di inspirare, io devo continuare a produrre il suono.